sfidato alla nobile arte, una disciplina sportiva che tutti abbiamo imparato a conoscere, che conosciamo, perché ormai travalica i secoli, grandi incontri, grandi atleti, grandi pugili, grandi storie, storie umane, ma anche, come dicevamo prima, sportive. Per quanto riguarda il pugilato, è una disciplina, uno sport che anche canavese abbiamo imparato a conoscere molto bene grazie a una serie di personaggi, di atleti che hanno fatto nella loro carriera un percorso sicuramente importante e hanno lasciato un segno indelebile. Uno di questi sicuramente è Alessio Furlan, che è qui con noi. Ciao Alessio, buongiorno. Ciao. Il guerriero, il campione che ci ha regalato grandissime emozioni, ha regalato al canavese, oltre che naturalmente a se stesso, anche titoli nazionali e internazionali. Oggi è un maestro apprezzato che sta crescendo tantissimi giovani, perché al di là del fatto che molti pensano che la box sia puramente uno sport violento, di contatto, in realtà è anni luce distante da questa realtà, perché oggi Alessio con te appunto vogliamo chiacchierare e raccontare di come questa sia una disciplina, e sottolineo disciplina, dove i giovani hanno la possibilità non tanto di imparare a tirare box, che è anche importante perché comunque è uno sport nobile e che porta anche a degli grandi risultati, ma ti permette di crescere umanamente e fisicamente. Infatti negli anni la School Box canavesana, la realtà che tu hai creato in questi anni, ha allevato e sta allevando tantissimi ragazzi. Raccontaci la filosofia della School Box e dei giovani. Ma guarda, la nostra filosofia parte dal 2004, abbiamo aperto questa realtà dove io sono diventato campione italiano e ho deciso, visto che il pugilato a me ha dato tanto, di promuoverlo a settore giovanile. Settore giovanile che è il nostro orgoglio, la nostra forza, che dal 2004 stiamo andando avanti a crescere ragazzi dai 5 anni in avanti, che li facciamo giocare col pugilato. Quindi iniziano proprio giovanissimi. Sì, da 5 anni in su li facciamo iniziare, abbiamo 40-50 ragazzini che vengono in palestra due o tre volte a settimana e li facciamo giocare col pugilato. Cosa vuol dire giocare col pugilato? Attività fisica, attività motoria, rispetto alle regole, disciplina. Loro vengono, si sfogano contro un sacco, danno due pugni contro un sacco. Abbiamo creato un bel gruppo, ci divertiamo, giochiamo assieme, c'è un momento per giocare, un momento per fare le cose fatte bene seriamente, ed escono tutti stremati. Quindi questo, anche a detta dei genitori, è una cosa bella e importante, però vengono, si sfogano e poi tornano a casa e vanno avanti con le loro cose di scuola, quant'altro. Quindi secondo me è un motivo di tirare fuori tutte le cose negative che, tra virgolette, al giorno d'oggi possono capitare anche da ragazzini di 5-6 anni, voglio dire, non vuol dire neanche nulla. Certo. Per non solo noi abbiamo problematiche, anche ragazzini di 5-6 anni possono avere delle cose represse, noi li aiutiamo a farli sfogare, divertirsi col pugilato, li facciamo giocare col pugilato e in questo momento qua loro si sfogano o quant'altro. Difatti i risultati parlano chiaro, io tutti questi ragazzi che ho adesso, che sono a livelli nazionali, a medaglie d'oro, medaglie d'argento, gli italiani, i ragazzi sono arrivati al settore giovanile, perché purtroppo o per fortuna, se tu inizi da ragazzino a giocare col pugilato è più semplice arrivare a giocare a 18 anni, 20 anni. Certo. Perché inizia da piccolo, un po' come nel calcio, poi in tutte le discipline è così, no? Penso. Io ho fatto la mia di forza virtù questa cosa qua, quindi partendo da giovani questi ragazzi qua sto avendo ottimi risultati. Poi molti si fermano, molti fanno altre cose, molti mi stanno dando una mano quando arrivano a 18-20 anni a insegnare ad altri ragazzini, perché poi dopo non è detto che uno viene in palestra per poter salire sul ring per forza. Certo. Uno viene in palestra e viene per star bene fisicamente. Poi da lì in avanti c'è quello che prende la strada dell'agonismo perché si appassiona dell'agonismo, c'è quello che invece mi dà una mano a me a insegnare ad altri ragazzi, a crescere altri ragazzi, perché diventa poi veramente quasi come una droga, no? Diventa poi una cosa che ti senti portato a me, il pugilato mi ha dato tanto a me, e quindi certo, io do tanto al pugilato. E ogni giorno che un ragazzo lo tolgo dalla strada, lo porto in palestra, a me è un orgoglio di vita, no? Un orgoglio di dire, cavolo, sono qua per creare un progetto, un qualcosa, questo bravo, è un progetto a lungo termine, non è un progetto a breve termine che in un anno o due vedi risultati. Certo. Io sto cominciando a raccogliere risultati adesso, dopo 15-16 anni che sto allenando, no? Voglio dire, tutti i giorni. E non c'è Covid che tenga, che siamo riusciti a stare in piedi, andare avanti con la nostra forza e la nostra energia. Ho creato questa equipe di miei collaboratori che mi danno una mano, tutti i miei ex pugili o gente che è venuta a iniziare da piccola a venire in palestra,
mi sta dando una mano a crescere questa grande realtà che sta producendo grossi risultati. Alessio, appunto, tu hai iniziato, diciamo, prima telecamere spente, ormai sono quasi 30 anni che tu ti sei avvicinato da atleta a questo sport. Come è cambiato il pugilato, soprattutto per chi arriva dalla provincia? Perché una cosa è trovare la palestra nella grande città, ma il canavese, anche grazie poi a quello che è il percorso che hai fatto prima da atleta e poi adesso da maestro, anche ha allargato i propri orizzonti. Oggi per i giovani o comunque per chi ha voglia di avvicinarsi a questo sport è molto più facile rispetto a quando hai iniziato tu. Sì, diciamo che ci sono più realtà, ci sono più strutture che praticano questa disciplina. Nel 93-94 che io ho cominciato a fare pugilato, ce n'era una ogni 50 km, voglio dire, di società. E poi si andava dentro in palestra per poter fare l'agonista. Non c'era tanto la teoria amatoriale di allenamento o quant'altro. Adesso invece, con l'evolversi del tempo, la situazione si è evoluta, no? Nel tempo. E quindi molta gente ha capito che il pugilato non è solo agonistico, pugni e quant'altro. Anzi, è molto di più. È molto di più, perché la preparazione atletica di un pugile è molto importante, perché non è una preparazione aerobica dove alleni dalle gambe, alle braccia, la coordinazione, alla testa, tutto. E noi il peso che alziamo di più è un chilo, voglio dire. Quindi non è uno sforzo fisico come alzare pesi, ma è un lavoro molto aerobico, molto dinamico, e ogni giorno ci fa un lavoro diverso, quindi non è neanche monotono. Non è monotono perché ogni sera facciamo cose diverse. Quindi cose diverse, tu prepari sempre il tuo corpo a situazioni diverse, all'improvvisazione. Certo. Perché il pugilato è uno sport di situazione, come nella vita. Certo. Okay? Come nella vita. Quindi tu devi essere pronto a qualsiasi situazione per poter emergere, districarti in qualsiasi situazione. Questo è quello che noi stiamo cercando di proporre a tutti gli atleti in palestra. Alessio, anche una cosa importante, perché lo si vede anche seguendo quello che è la realtà della School Box, che il pugilato è uno sport dove la parte femminile è sempre più preponderante, nel senso che sono sempre di più le ragazze molto giovani che si avvicinano e che fanno degli ottimi risultati, fanno una carriera sportiva importante. Bravissimo, proprio quello. Io ho la media del 50% uomini, 50% donne. Ragazzini, soprattutto il primo turno dalle 5:30 alle 7, che sono tutti ragazzini dei 13-18 anni, c'ho metà donne e metà uomini. Perché tutte queste ragazzine qua imparano anche all'autocritica, all'autodifesa, a sapersi gestire in qualsiasi movimento, in qualsiasi situazione. Certo. No? Si prendono coraggio e prendono consapevolezza di avere anche loro una persona, un corpo da gestire. È importantissimo, io lo ripeto, il 50% degli iscritti sono ragazzine, e questo per me è un futuro prossimo, importante, perché poi che salgono sul ring o meno non mi interessa. Certo. È un discorso secondario quello. Tu le prepari fisicamente, ma anche mentalmente, umanamente. Mentalmente, umanamente. Ripeto, è diventato, adesso non voglio fare, questo è un lavoro sociale questo, no? Assolutamente. Ma lo sport è socialità. Molto. Però il pugilato, non voglio togliere nulla a nessun altro sport, ma veramente quando tu, a te arriva un ragazzo con tutti i problemi che ci sono al giorno d'oggi, con problemi familiari, problemi di scuola, problemi anche lavorativi, questi qua non sanno più dove sfogarsi, questi ragazzi qua giovani. Uomini o donne che siano, ripeto, e sto vedendo, ci sono molte ragazzine che non si accoppiano a nessuna disciplina, vengono a far pugilato per sfogarsi le loro cose represse che hanno dentro. E credimi che stiamo diventando veramente una realtà veramente grossa. Ho aperto una palestra grossissima adesso, perché non ci stavamo più al polisportivo dove eravamo prima, certo, ma perché i numeri si stanno raddoppiati, triplicati. Sono contento perché stiamo facendo un ottimo lavoro con i miei collaboratori, quindi ex atleti, ex pugili. Abbiamo creato una bella famiglia, siamo veramente un bel gruppo, come sentirsi a casa, no? In paese si ride, si scherza, più del meno, facciamo le cene, mangiamo, e poi c'è anche chi vuole andare oltre, c'è l'agonismo, che io guardo solo gli agonisti, perché comunque alla fine è bello tutto, però a me piace l'agonismo perché sono un agonista. Arrivi da quel mondo. Quindi io quelli che vogliono fare il passo di qualità, gli facciamo fare questo percorso, tutte le visite di rito, più gli allenamenti sabato, domenica, tutti i giorni sotto pressione. Di questi qualcuno va a salire su lì, qualcuno no.
ci sta, selezione naturale, no? Voglio dire, la vita è quello. Certo. Quando tu vuoi intraprendere una strada, devi sapere che può andare bene, può andare male. E io, se non sei pronto, non ti faccio salire, ovviamente, sul ring. Però i risultati mi stanno dando ragione. Cioè, diversi ragazzini, ad esempio, già sabato questo sono a Roma con una ragazzina a fare contro la Campionessa d'Italia, per farti capire, mi hanno chiamato qua per andare giù a Roma. Certo. Cioè, stiamo lavorando veramente bene a tutti i livelli, a tutti i settori, da partire dal settore giovanile al settore degli adulti, professionisti o quant'altro. Non a caso, entrando un attimino velocemente al mondo dell'agonismo, tra l'altro tu hai avuto e continui ad avere dei ragazzi che vestono anche la maglia nazionale. Quindi, al di là di quello che possono essere i risultati personali, è un orgoglio per il territorio il fatto che ci siano dei ragazzi, ragazzi e ragazze, che imparano a stare bene con se stessi, imparano qualcosa a livello sociale, ma allo stesso tempo a livello sportivo regalano sia alla tua palestra, ma ripeto, a tutto il canavese. Io oggi ho due ragazzi, Damiani e Vallelonga, che sono partiti per andare a Dublino a fare un camping a Dublino. Due ragazzi di 18-20 anni sono andati là a fare un camping con la nazionale, sono giù a Dublino, sono partiti stamattina per andare a Dublino. Sabato sono qua la ragazzina a Roma con la camicia, certo. Dai. Cioè, cavolo, questi qua hanno la possibilità anche col pugilato di visitare l'Europa, il mondo, divertirsi, conoscere culture diverse. Cioè, ma penso che sia una cosa che non tutti gli sport lo concedono, questo, certo. Purtroppo. Quindi loro con i loro sacrifici tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, dopo un periodo di sacrificio sono arrivati anche adesso a godere dei momenti belli, a provare a capire com'è il pugilato anche fuori d'Alpe, no? Voglio, certo, dire, perché comunque è bello, come ho fatto io alla mia epoca. Io ho fatto molti mesi da commissionista all'estero, dove mi sono appassionato del pugilato, perché là il pugilato è vissuto in maniera diversa, come sport nazionale, certo. Inghilterra, Irlanda, Germania, qua in Italia è uno sport un po' più di nicchia, però comunque sta prendendo piede, ripeto, con un discorso amatoriale, adesso che la gente si sta avvicinando a questa disciplina, proprio per uno scarico fisico, uno scarico mentale, sta avvicinando e tutti si stanno trovando bene e tutti hanno dei risposte positivi, capito? Certo. Adesso, guarda, siamo giunti alla fine di questa chiacchierata, grazie perché hai aperto anche una pagina importante, perché molte volte, ripeto, come ho detto all'inizio, nell'introduzione di questa nostra chiacchierata, il pugilato, come tanti sport di contatto, vengono visti appunto come una mera modalità per sfogare violenza o questioni represse. In realtà no, è un modo per crescere, perché se tante famiglie oggi affidano i loro bambini e ragazzi alla palestra di Alessio e comunque a chi fa in generale sport di contatto, significa che c'è dietro una scuola di vita. E pugilato è una scuola di vita, Alessio ce l'ha fatto capire ampiamente sia con il suo percorso umano e professionale prima, oggi con quello di aver aperto una palestra che sicuramente darà ancora grande soddisfazione. Alessio, che dire? Speriamo. Un grande in bocca al lupo a te e ai tuoi ragazzi, e soprattutto grazie perché ancora una volta ci avete insegnato qualcosa di importante. Grazie Alessio. Grazie a voi per l'opportunità.